Grazie intanto di avermi dato la parola e poi vorrei dire una cosa in merito a quelli che sono i documenti che accompagnano l'approvazione di questo progetto. La VIA è stata data dalla Prestigiacomo a settembre e nella valutazione di impatto ambientale si teneva conto appunto di questo NOF dei Vigili del Fuoco che poi è stato ritirato successivamente un paio di mesi dopo. La via della Prestigiacomo è arrivata prematuramente perché comunque è una questione che deve avere una valutazione di impatto ambientale a livello regionale, per prima cosa, e poi deve essere avallata a livello nazionale da Roma. Quindi noi come partito abbiamo fatto presente questa cosa di portare nei tavoli cioè di ricorrere alla magistratura rispetto a questo procedimento. In realtà, poi parlando con gli avvocati, abbiamo preferito aspettare che ci sia un documento su cui si possa ricorrere, un documento autorizzativo per la realizzazione del rigassificatore. Non dobbiamo dimenticare che la pianificazione in Sicilia non riguarda solo il rigassificatore di Priolo, ma anche quello di Agrigento, di Porto Empedocle. In questi giorni ad Agrigento si sta facendo una consultazione, lì non si farà un referendum, ma una consultazione popolare che poi comunque ha lo stesso valore del referendum, proprio per dire anche lì no al rigassificatore. Poche cose sono uscite, ma ben chiare da questa serata, che il rigassificatore non serve e che il rigassificatore non si può fare. Non serve cinicamente perché non serve perché è antieconomico, non serve perché non vogliamo fare della nostra Italia un hub per il gas, perché l'Italia è conosciuta per ben altre cose, non serve perché non siamo uno spazio senza qualità. E non sono d'accordo con l'intervento precedente che sono i comitati, i cittadini o comunque la popolazione a dover capeggiare questa battaglia. Tutti quanti siamo governati dalla politica, anche se non vorremmo occuparci di politica, la politica si occupa di noi. Andiamo a votare, abbiamo dei rappresentanti a vari livelli, in consiglio comunale, regionale, nazionale, dobbiamo tirare la giacchetta, dobbiamo andare da chi abbiamo votato e dobbiamo fargli dire da che parte stanno, che cosa fanno e quali sono le loro intenzioni. Quindi perché avete votato? Io parlo per i millesimi, perché avete votato? Dove stanno? Stanno dall'altra parte, sono tutti d'accordo, la politica sono tutti d'accordo. Sì, ma adesso siamo rassegnati, vedo in questa sala una certa rassegnazione, invece tutti i referendum sono capeggiati, comunque le forze politiche devono essere presenti, perché non possiamo avere questa ostilità riguardo a quella che è la politica, anche se la politica poi ormai si è trasformata in quello che è sotto gli occhi di tutti. Quindi il discorso che la campagna referendaria non sia capeggiata dai vari partiti, ma solo dal comitato del sì e dal comitato del no, già questo ci deve far pensare. Noi come partito politico abbiamo chiesto gli spazi, nella cartellonistica ancora non è presente, di questo faremo un esposto in prefettura perché a distanza di una settimana ancora non sono i cartelloni, non abbiamo neanche il tempo per poter fare pubblicità referendaria. E ci hanno detto che ci daranno gli spazi indiretti perché non abbiamo rappresentanze parlamentari. Io in particolare faccio parte della destra, vabbè, comunque, non abbiamo rappresentanze parlamentari, non mi sto a fare pubblicità, io personalmente sto capeggiando questa cosa del rigassificatore da 3 anni. Ma il mio voleva essere un intervento per dire che niente è perduto e sinceramente, personalmente penso che questo rigassificatore non si farà. Perché i tempi sono passati, perché ho fiducia comunque che le cose ci sia un disegno superiore e invito comunque tutti quanti naturalmente a passare la voce di andare a votare e di non avere alcuna paura, perché quelli che ci stiamo battendo per il no al rigassificatore, la cosa più carina che ci viene detta è che siamo degli ignoranti, poi che siamo dei catastrofisti e poi chissà quante altre cose, che siamo ambientalisti, che pensiamo. Chissà la pianticella che siano secca nel davanzale, chissà cos'altro. Quindi qui siamo tutte persone preparate, intelligenti, che possiamo portare alto il nostro pensiero e fare in modo che ci sia veramente una riconversione, perché mio modo di vedere il futuro è proprio una riconversione di quella che è la zona industriale, da raffineria a qualcos'altro, per tutto quello che abbiamo ascoltato stasera.
è che i posti di lavoro non sono sul castigatore, che ce ne saranno una trentina di persone, ma sulla bonifica e la manutenzione, perché la manutenzione non esiste e le politiche non sono mai state fatte.